Buon pomeriggio, sono sempre qua in Nolan, pronto per la seconda diretta. Qui esco da un reparto, così vi porto intanto un pochino a spasso. Un'azienda grande, vi ricordavo l'altra volta, si trova a Brembate di Sopra, a pochi chilometri da Bergamo. Qua in giro ci sono tante belle montagne carine, soprattutto dove venire magari a farsi qualche bel giretto in moto. Allora, se capitate da queste parti, magari suonate il citofono e venite a trovare gli amici di Nolan. Qualcuno, Federico, sei dietro? Sì, sto cercando di seguire il tuo passo. Che... Stai al passo perché stiamo arrivando adesso a un altro laboratorio. Stamattina abbiamo parlato di omologazioni. Adesso, secondo me, entriamo in un altro laboratorio. E questa è la porta? Questa è la porta, allora, prego. Guarda, cambio anche l'immagine. E così vedrete questo laboratorio che è interessante, soprattutto... Ciao Luca. Ciao. Dal punto di vista dei test che vengono effettuati. Buongiorno, ben ritrovato Giorgio. Buongiorno a tutti. Giorgio Casali, ti abbiamo presentato stamattina. Quindi hai spiegato nel dettaglio come funzionano i test, le omologazioni qui da noi in Italia, qui da voi in azienda. Siete l'unica azienda dove si possono vedere un po' queste cose in Italia? Beh, in Italia credo che siamo, se non gli unici, tra i pochissimi che possono esibire tutto quello che vedrete. Va bene, allora, a proposito di quello che vediamo, faccio un passo indietro. Questo è un po' il laboratorio che oggi visiteremo insieme, però appena entro alla mia sinistra ho trovato questo, non lo so come si chiama, è una cella climatica. Aspetta, ci specchiamo dentro, però sì. Proviamo a stare, vediamo se riesco a avvicinarmi. Allora, sicuramente ci sono due caschi dentro, esatto. Sembra quasi un forno. È una cella climatica. Una cella climatica. Esatto. Qui vediamo dei valori, 26.8 gradi. No, sì, dei gradi. Umidità, sta... cos'è? 0.0. Sì, siamo a 0 di umidità, è stata appena accesa, per cui deve stabilizzarsi con una serie di valori che vediamo. Qui c'è un grafico. Qua c'è un grafico che guardiamo, ma spiegami cosa serve. Allora, cosa serve una cella climatica? Una cella climatica ci serve per poter determinare le caratteristiche dei nostri sistemi climatici che avrete visto l'altro giorno e anche le applicazioni delle decalcomanie. Noi vogliamo essere sicuri che non ci siano non conformità e che quindi, una volta stabilizzati con dei cicli di alte e basse temperature e alti livelli di umidità o bassi livelli di umidità, le prestazioni che abbiamo nella nostra verniciatura siano ancora conformi ai nostri standard. Prova a aprire, si può aprire, sì, qua, sì, così magari riusciamo a vedere meglio. Ok, sì, metto una mano, non si cuoce? No, non succede ancora niente perché è appena stato. Ci sono 26 piatto. Gradi, quindi si sente che è calduccio. Vedete che però questi caschi non sono chiaramente con delle decalcomanie. Avete messo su degli adesivi? No, sono delle decal. Abbiamo cosparso tutta la calotta con varie decalcomanie per caratterizzare le forniture. Per vedere se vanno bene. Esattamente. Insomma. Qui vedete che ci sono addirittura dei piccoli graffi che vengono fatti volontariamente per verificarne l'adesione. Ok, e qui quindi ci va dentro la calotta e basta, non il casco completo. Che però è stata precedentemente verniciata e con l'applicazione delle decal. Vedete anche qua un altro esempio di verifica dell'adesione. Va bene. Io nel frattempo invito chi ci sta seguendo in questa diretta a farci le domande in modo che anch'io possa farmi un po' il vostro portavoce. Se c'è qualche curiosità proviamo a soddisfarla, anzi sfrutterò la presenza degli esperti per farvi raccontare un po' innanzitutto dove siamo e spiegarvi come funziona questo magico mondo dei caschi, che difficilmente poi è consentito entrare con una telecamera o anche solo con un telefonino per poi tra l'altro trasmettere una diretta. Io mi sto muovendo, ma in realtà sto andando a caso. Ditemi voi. Queste domande credo dalle persone ci servono anche per far capire se tutte queste situazioni come possono essere applicate nel mondo reale, perché noi facciamo questi controlli di qualità, di sicurezza, per poi applicarli nel mondo reale, cioè in quali situazioni ci si trova veramente poi ad affrontare certi tipi di situazioni. Allora, ecco, da dove partiamo? Da dove partiamo? Giusto per cominciare, lì c'è un macchinario dove viene effettuato un test. Esatto, qua
partiamo dalla prova cannone cosiddetta. Prova cannone perché è una canna nella quale viene introdotto un proiettile che pesa più di 300 grammi. Aspetta che lo guardiamo. Eccolo. Sembrano quasi una grande pedana di un custom. giusto per così molto trovare una similitudine. E con questo, quindi scusami, dove si posiziona? Quindi all'interno di questo, di questa canna? Canna, vediamo canne mosse? Ah, ok, quindi lo metti dentro. Ok, carichi, chiudi il cannone e immagino che da questa parte succeda qualcosa. Ho preso una calotta, la semplice calotta che avete visto stampare l'altro giorno, sì, che viene posizionata in un punto che vogliamo scegliere per... Ok, quindi noi scegliamo un impatto posteriore. Questo è un caschetto jet. È una calotta semplice senza all'interno un poliziotto, solo la calotta in policarbonato. Ok, allora cerchiamo di capire che cosa succede. Viene abbassato lo schermo per motivi di sicurezza. Viene portata a una certa pressione per dare una forza circa di 300 joule che permetterà di deformare permanentemente la calotta. Insomma, tappiamoci le orecchie perché adesso... Addirittura, io ho una mano sola, vabbè. Pronti? Mica male. Sembra una gomma esplosa, vediamo cosa è successo perché non si è visto niente esternamente. Ok, qui ha creato un quasi buco nella calotta. Sì, ha creato una deformazione, il buco non c'è. No, non c'è il buco. Però se ci mettiamo il dito sentiremo che... c'è calore. Che cosa vuol dire? Che il proiettile è tiepido, sì. Esatto, ha quindi stirato il materiale e l'ha portato a deformazione, ma questa deformazione è voluta, ci permette di caratterizzare questo tipo di materiale. Ma questa è una prova richiesta per l'omologazione dei caschi? No, questa è una prova che non è stata richiesta e non è normata, è un test nostro volontario. E il motivo? Il motivo è proprio quello di caratterizzare il materiale Lexan una volta stampato con i nostri processi produttivi, tenendo conto che questa è la base su cui poi verrà applicata la vernice. Quindi è un'attenzione in più che voi avete per i caschi sostanzialmente. È una garanzia per avere la certezza che i test successivi, quelli che abbiamo visto questa mattina, siano corrispondenti agli standard. Ok, ma se fosse andata male la prova, cioè noi adesso vediamo questa sorta di voragine, ma come si fa a capire se una prova è andata bene, allora, o è andata male? Diciamo che se vengono utilizzati materiali alternativi di basso costo, e alcuni ci sono stati proposti, sono stati anche caratterizzati, si possono verificare delle grandi fratture, quindi potremmo trovare la nostra calotta divisa in più parti, addirittura in parti talmente piccole a livello di proprio di granuli di materiale. Coriandoli di plastica, va bene. Senti, ma adesso proviamo a vedere cosa succede con una situazione un po' più arricchita, cioè con una calotta con anche all'interno con il polistirolo. Allora, la verità era un segreto che volevamo fare uno scherzo a Max. Ecco, bene, grazie, subito in difficoltà. Grazie Federico che mi hai salvato. Senza dirlo. Ma invece ci servirà per capire quanto il polistirolo e la calotta servono all'assorbimento dell'energia. Quindi, si ripeterà il botto di prima. Ok, tappiamoci le orecchie, anche voi che state seguendo. Mamma mia, che sberla! A che forza? Allora, abbiamo circa 300 joule di spinta sul proiettile quando va a colpire. Però vedete la grande differenza rispetto a prima. Eh sì, caspita. Ma come mai? Perché non lo so, me lo devi spiegare tu, Giorgio. Quello che ha anticipato Federico, qui abbiamo all'interno anche il polistirolo. Ah, ok. Però si vede la forma della cannonata. Perché parte dell'energia è proprio stata assorbita dal polistirolo espanso. Caspita, bestiale però. Per cui possiamo dire che se noi usiamo la calotta da sola senza il polistirolo, è chiaro che non può avere l'assorbimento dell'energia. Cioè, il polistirolo è fondamentale per l'assorbimento d'orto. Se usassimo però solamente il polistirolo, non faccio il test ma ve lo lascio immaginare, certo, avremmo una perforazione incredibile. È la combinazione dei due che dà la garanzia di prestazione, quindi di assorbimento dell'energia. Ma la domanda... La calotta distribuisce e la calotta interna assorbe.
Ok, ma questo casco è ancora mettibile, è ancora buono o ha perso, diciamo, le sue caratteristiche? Vediamo. Proviamo a vedere. Ah. Quindi io cado... Giuseppe, fra poco, scusa, parlo con Giuseppe che ci ha scritto, fra poco ti rispondiamo alla domanda. Lasciaci fare quest'ultimo test. Faccio una banale caduta in strada, in città, picchio la testa, mi tolgo il casco, non mi sono fatto niente. Mi tolgo il casco, all'apparenza è tutto a posto, non è successo niente. Vediamo se decido di tenere il casco, perché tanto all'esterno non ho segni di nessun tipo. Che cosa succede se dovessi sciaguratamente cadere un po'? Beh, quindi Giuseppe Galliano, stiamo in qualche modo rispondendo alla tua domanda che ci chiedi: ma se mi cade il casco dalla moto, si graffia ma non si spacca, si dice che non sia più sicuro al 100%, e quindi cosa ne pensate voi? Spariamo prima. Eccolo lì, dentro la cannonata nel casco. Allora, abbiamo prima provato solo la calotta, poi calotta e polistirolo, questa è calotta e polistirolo con il secondo colpo sparato, il primo colpo è andato via bello liscio, il secondo colpo, guardate qui che bozzo, mamma mia. Questo significa che il materiale che era presente in origine, quindi polistirolo espanso, era stato compromesso durante il primo impatto e quindi è solamente la parte residua che ha permesso di recuperare energia, ma non è stato sufficiente a non provocare il... Quindi vuol dire che questa energia te la saresti beccata tu nel cranio. Esattamente, per cui quello che anche le norme tecniche prescrivono della sostituzione del casco o quantomeno l'ispezione del casco dopo un incidente o un impatto è per avere comunque la certezza di poter indossare un prodotto che dà la garanzia di assorbimento di energia al 100%. Ecco, questo spero che sia chiaro una volta per tutte, cioè il casco subisce un urto e poi va cambiato, il secondo urto nella stessa area non è più in grado di assorbirlo e di conseguenza viene in qualche modo assorbito direttamente dal vostro cranio ed è lì che poi nascono tutta una serie di problematiche, insomma. Esatto, esatto. Ed è la domanda fondamentale per un motociclista, perché alla fine a tutti succede, Giorgio. Sono per strada, non ci penso, appoggio un attimo. Esatto, ma il casco che quindi cade dalla moto? Appoggio il casco sulla moto, cade, che cosa succede? Non succede nulla. Ok. Se cade dalla moto non succede nulla, perché i livelli di energia sono talmente bassi. Il problema nasce se il casco dalla moto cade tutti i giorni. Allora, però penso che non sia un problema del casco, ma forse... No, perché sennò siamo così stupidi. Va bene, va bene. Allora, che cosa stiamo preparando in questo momento? Abbiamo visto la prova che non è, diciamo, non rientra nell'ambito delle richieste di omologazione, ma è un qualcosa in più che avete voluto voi come Nolan. Ecco, poi questo tipo di prova viene fatta per caratterizzare tutte le calotte che vengono stampate. Per cui qui abbiamo un esempio di questa mattina, sono state prelevate delle calotte dalla produzione e vengono sottoposte a questi tesi. Tutte bollate in qualche modo. Ma non solo le calotte, anche le visiere. Le prove che abbiamo visto prima sulle visiere, visto che sono fatte comunque con un materiale che è sempre policarbonato e chiaramente ha un grado specifico per avere delle buone prestazioni ottiche, ma vengono sottoposti agli stessi test. Ok, lo fate anche con la visiera? Facciamo anche con la visiera. Ah, quindi vale un po' per tutto. Ecco, il motociclista secondo me tendenzialmente tende ad essere ancora un po' più leggero nei confronti della visiera. Questa visiera che non si cambia mai, che sembra andare sempre bene per fino all'eternità, non ci preoccupiamo dei graffi che possiamo aver provocato e alla minor visibilità che quindi ci provoca, soprattutto alla sera con l'imbrunire o quando piove. Aspetta, sei pronto? Aspetta che mi metto nella posizione, vediamo se si nota qualcosa. Quindi verrà sparata un'altra cannonata sulla visiera, 3, 2, 1, bam! Cosa è successo? Qual è il risultato? Vediamo il risultato, un altro bollo. L'hai sparata con la stessa energia di prima? No, in questo caso abbiamo dovuto ridurre l'energia perché quella che noi diamo al proiettile serve per poter deformare il nostro campione, ma
la deformazione e funzione anche dello spessore, per certo. Cui un spessore da 2 mm non serve avere delle pressioni così elevate come per la calotta, possiamo diminuirla leggermente, ma l'importante è sempre ricreare questa deformazione. E cosa devi capire con questo però test sulla misura? In questo caso, con materiali alternativi che abbiamo provato ripetutamente negli anni, abbiamo visto che queste deformazioni noi riusciamo ad ottenere solamente con il nostro Lexan, mentre con altri materiali non ci sarebbero, si creano delle fratture. Altri materiali, tipo, fai dei nomi, cioè il Lexan, capiamo che il risultato è questo, un altro materiale di cosa può essere fatta la visiera? No, beh, la visiera generalmente è quasi sempre Lexan, però ci sono gradi diversi che possono avere costi da 5 euro. Quindi è una questione di qualità. Anche a meno di un euro, per cui poi le caratteristiche meccaniche possono variare. Ok, va bene. Adesso il discorso invece sulla calotta. Andiamo sulla calotta, qui parliamo di materiali che possono dare risultati diversi. Prima accennavamo a test che possono diventare, dare come risultato più fragilità e possono... si smascherano con materiali tipo l'ABS o blend di ABS. La stessa cosa può succedere anche sì, va bene. Nei cicli termici. Va bene, va bene. L'ABS ha dei livelli di deformazione più... Cambierei stazione, andrei a curiosare, qua dietro è un sacco di macchinari, siamo giusti o volevi passare... Siamo giusti? Tutti questi rumorini di sottofondo che si sentono fin dall'inizio. Sì, è un continuo, è una ripetizione. Partiamo da qua adesso? Sì, ti devi avvicinare e vedrai, forse più dall'alto per capire meglio, che è una prova di deformazione volontaria del casco. Quando lo metti lo togli? Quando lo metti lo togli, per simulare la calzata. Caspita, cioè quindi simulate anche questo, fate una serie di cicli. Esattamente, quanti qui sono? Abbiamo anche fino a 100.000 cicli. 100.000 cicli? Ah, qui c'è un contatore! Adesso è partita questa mattina, siamo a 350. 350 cicli e dovete arrivare a? Anche a 100.000. 100.000, ma scusami, ma un motociclista si mette, si toglie il casco 100.000 volte nella vita del casco? Beh, magari non può arrivare alle 100.000 volte, ma noi vogliamo essere sicuri di dare una garanzia dei nostri prodotti, ma soprattutto vogliamo andare a vedere gli aspetti strutturali, per cui andiamo oltre determinati limiti. No, è che poi uno non lo cambia più, cioè se li fate che durano così tanto, poi uno non lo cambia più. Ci interessa valutare le caratteristiche della calotta durante la deformazione ciclica. Che poi è una deformazione minima, no? Che insomma, quando, no, quando uno se lo mette in testa, non è che lo... No, però non sei d'accordo. Ho visto qualcuno, qualche motociclista sedersi sul caschi. Ah, non si fa? Non si fa. Vabbè, meglio di no. Non ci si siede sui caschi, no. Va bene. Soprattutto per i jet apribili. No, sul jet no, però ho provato a sedermi anche una volta, lo dico qua in camera caritata, sai che non ci sente nessuno. Va no, bene. Qui invece abbiamo un'altra un altro macchinario che ci siamo autocostruiti e vediamo invece l'apertura e chiusura della visiera. Questo ci permette di dare la garanzia che i nostri sistemi e i nostri meccanismi della visiera funzionano correttamente nel tempo. Ci permette anche di verificare la tenuta delle guarnizioni e l'usura delle guarnizioni nei vari cicli di apertura e chiusura. Quindi cosa fate? Aspettate alla fine di tutto il vostro ciclo per analizzare e vedere come si comporta, sì, la visiera? Certamente vengono monitorati ogni 1000 battute, per arrivare mediamente alle 15.000, questo in fase di sviluppo. Poi queste verifiche vengono fatte periodicamente sulla produzione. Ok, poi c'è un'ultima stazione, qui vediamo un casco jet, fammi capire che cosa fa. Ah, state facendo la stessa prova sul VPS, esatto, quindi sul visierino interno. Interno, parasole. Esatto. Anche qua sono cicli ripetuti di apertura e chiusura. Il sistema è leggermente più complesso perché si basa su due azionamenti, un cursore che carica una molle e poi un tasto di rilascio. Anche qui c'è da verificare ciclicamente che tutto funziona correttamente. Ok, ci siamo. Che quando non c'erano le macchine, c'erano le, veramente? Cioè, c'erano le persone che facevano questi cicli? Mamma mia, non passava più però.
però tenete conto che sei stato fortunato tu, giovane Federico. La tecnologia per il poi ci sono anche i collaudatori che su strada vengono le nostre. No, certo, però credo che quella sia anche la parte più divertente rispetto a quella dei test e dei cicli. Di là sento altri rumorini provenienti dalle gabbie. Allora, scopriamo un po'. Beh, vedo dei cinturini di casco e vedo quelli automatici con esatto. I click. Questi sono i cinturini nostri Microlock. Abbiamo due configurazioni, una si chiama NB4 e l'altra invece è NM. Le caratteristiche diversità tra i due sono: questa versione monoleva ha un sistema di apertura con una leva in plastica e una fascetta in materiale termoplastico, mentre l'NV4 ha sempre una fascetta in termoplastico, ma il sistema di chiusura è una leva, è una doppia leva, parte in alluminio e parte in plastico. Guarda, fa la domanda a Giuseppe, perché dice approfittiamo dell'argomento per dire: a fronte di un grosso urto esiste una tolleranza oltre la quale deve necessariamente sganciarsi? Lui fa un po' l'esempio di Marco Simoncelli quando chiaramente capitò l'incidente a Sepang. Allora, ad oggi normative che specificano questo tipo di prestazione, per cui dare un valore limite oltre il quale il sistema si deve sganciare, non c'è. Ci sono studi in corso, però non è ancora stato definito se è corretto che sia così e quali sono i limiti eventuali. Qualcosa del genere invece è nato diversi anni fa su caschi invece per i ragazzi da utilizzo, i bambini soprattutto nelle aree di gioco, dove qualche bambino è rimasto appeso magari tra i due rami piuttosto che tra qualche cancellata, per cui lì erano riusciti a stabilire il carico fissando quello del peso del bambino. Okay. No? Voi qualche test però lo fate, mi risulta, applicando dei carichi pazzeschi al cinturino, dico bene? Allora, qui, giusto per farvi un esempio, abbiamo preso un cinturino completo prima di essere montato sul casco. Magari però spegniamo un attimo le macchine. Senti, ma sono tutti, intanto che preparate ti faccio una domanda, ma che differenza deve esserci tra questo cinturino, chiamiamolo automatico, e quello ad anelli che poi è obbligatorio per l'uso in pista? Beh, allora entrambi devono superare le stesse prove, per cui la quindi sono uguali le prove, non è che uno è più sicuro dell'altro. No, addirittura però sui sistemi micro, che per esempio con la fascetta, ci sono non solamente le prove di trazione, ci sono anche delle prove di funzionamento. Le macchinette che abbiamo visto prima, che fanno questi cicli di apertura e chiusura, la normativa chiede che ci siano 5.000 cicli di apertura e chiusura, poi un condizionamento di 48 ore in nebbia salina e altri successivi 5.000 cicli. Dopodiché vengono fatte le prove a trazione. Noi un più a quanto la normativa richiede, arriviamo fino a 70.000 cicli. Ah, caspita, dai 5.000 richiesti, esatto. Voi arrivate a 70.000. Vabbè, c'è una bella differenza. E nella vita del motociclista, quanti cicli farà? Ma noi abbiamo stimato che non dovrebbero superare i 30.000. Ah, ma poi possono sono già esserci molti, mi pare. Va bene. Ecco, adesso sono quelli motociclisti convinti, quelli che vanno in moto tutti i giorni. Quelli strong, quelli come me. Strong, come te, come me. Come te quando avrai la moto. Adesso vedremo con questo simulatore, questo è un simulatore della mandibola, e andremo a vedere il carico a rottura. Quindi porteremo con questo dinamometro il cinturino in trazione e leggeremo in deca newton, io lo tradurrò in chili, a che carico il sistema cede. Va bene. Pronti? Partiamo? Bisogna chiudere lo sportello per la sicurezza, anche perché qui ogni tanto mi sa che sì, partono sono le parti metalliche delle magette che vengono rivettate al casco. Esatto, esatto. Ma magari se vediamo, siamo a 300, 400... Ah, ma si sta già muovendo, quindi, scusami, 500, non lo vedevo.
Porca malora, mi ha fatto spaventare, ma ditemelo. Siamo arrivati a circa 550 kg. 550 kg di energia di trazione per spaccare il cinturino. E abbiamo rotto la parte metallica della maglietta. Cioè, se lo tiri con tutta la tua forza con le mani, giusto per avere un'idea, a quanti chili potresti arrivare? Può arrivare a qualche decina di chilo. Se mi appendo col mio corpo, sono mai 100 kg, però arrivare a 500, mamma mia. E poi abbiamo strappato la maglietta metallica. Ah, neanche il cinturino. Il sistema, giusto per dire caratterizzare la tenuta di questo sistema Microlock. Cioè, non c'è nessun cedimento. Ma pazzesco! Quando uno pensa che il cinturino magari è meno forte rispetto a quello ad anelli, invece non è vero. Adesso proveremo anche un cinturino ad anelli. Però 550 kg. Questo è quello che succede. Per arrivare alla rottura non del cinturino, ma il cinturino. Ecco, tenete conto che con questa prova si sono verificate anche le cuciture, per cui tutto il sistema di ritrazione che è stato messo sotto trazione. Ma ecco, sul mercato in generale, ma troviamo sempre dei cinturini così perché è la cosa più facile farli forti, o ci sono anche dei cinturini un po' farlocchi? Allora, come noi abbiamo spiegato per la visiera, per le calotte, l'utilizzo di materiali particolari, anche la realizzazione di queste, del materiale utilizzato per queste fascette è stata una lunga ricerca. Sono materiali speciali che hanno un ottimo grado di resistenza meccanica, pur avendo anche una buona resilienza, per cui senza essere fragili. Okay. Sul mercato possiamo invece trovare molti sistemi, le cui linguette dentate sono molto che arrivi alla rottura, quindi con molti meno chili? Sì, ma anche magari piegandole con le mani. Addirittura? Caspita, questa è una cosa grave, molto grave. Va bene, va bene. Adesso proviamo. Volevo un attimo rispondere a delle domande che c'erano arrivate già da ieri rispetto a questa tematica. La leggo così. La dico. Chi la scrive? Matteo ci scrive. Sarà interessantissimo, speriamo che lo sia. Allora, potete rassicurarmi sull'affidabilità del cinturino Microlock in plastica rispetto al DD in metallo? È appena risposto. È appena risposto. Ecco, poi vedremo tra un attimo invece il DD. Il DD come sarà, perfetto. È corretto usare su strada a livello di pura sicurezza un casco da cross che in genere ha la mentoniera più lunga? Allora, mi viene da dire de gustibus, però è chiaro, caschi specifici per destinazioni di utilizzo specifico, ma non c'è nessun problema. E poi, credo sempre riferito al mondo cross, che cosa ne pensate del MIPS e simili? Oh, MIPS e simili è un sistema che permette di ridurre gli effetti rotazionali dovuti a un impatto. Ce ne sono diversi di studi fatti, almeno 6-7 nel mondo. Ognuno ritiene di avere la sua verità assoluta rispetto agli altri, chiaramente anche criticando uno sull'altro, però normative tecniche specifiche che lo applicano in modo diciamo attivo, esiste solo di recente applicazione la FIM, ma è tutto comunque ancora sotto discussione. Va bene, direi che hai risposto in modo esauriente. Nel frattempo ci siamo preparati con la stessa prova di prima, quindi trazione, ma con il DD che vedrete. Sei già in tensione? Siamo già in tensione, il carico però sale rapidamente. Quindi siamo a 2. Adesso lui come troverai, qui ve lo leggo da qui. Quanto vedi? Dai, leggi, quanto sale? 150, 200, 250, 300, 350, 400. Fra poco si rompe, state attenti che fra poco spacca, 600. Eccolo lì, però sono stato fermo con la mano. 600. Ah, 600? 50 un po' di più allora. Beh, ma non ha ceduto il sistema. No. È solamente una questione di... Una questione che si è rotta quella di sinistra anziché quella di destra. No. È sempre lo stesso elemento che ha ceduto. Quindi più o meno possiamo dire che si equivalgono? Senza più o meno. Possiamo dire che, se non per altri aspetti funzionali o di... abitudini dei motociclisti, un sistema è tanto sicuro come l'altro. Ma tu lo sai perché, cioè, nel senso, questa qua è proprio una domanda, perché in pista obbligano al cinturino ad anelli? Cioè, qual è il vantaggio che può avere in più, visto che dal punto di vista della sicurezza è uguale? Diciamo che mi viene da dire, uno per tradizione,
il DD è sempre stato utilizzato nelle competizioni e se è sempre funzionato, perché cambiarlo? Certo. Altri sistemi, noi abbiamo visto il nostro, però quelli degli altri nostri competitor non li conosciamo profondamente, possono invece essere stati messi in discussione. Certo, giusto. Per cui magari non, giusto, non giusto. Essere ritenuti sufficientemente validi. Va bene, questo cinturino lo montiamo sul casco che mio, indosserà Federico. Perfetto. Va bene. Come siamo messi quindi? Abbiamo fatto vedere un po' tutto questo laboratorio? C'è qualcosa che pensate vada aggiunto all'argomento? Tu, Max, da pilota, giornalista, come ne esci da questa esperienza, da questa visita nel controllo qualità? Ne sai di più? Sai quanto prima? Hai capito delle cose che prima davi per scontate? Allora facciamo così, visto che mi chiedi un parere diretto, allora giro la telecamera così. No, allora sicuramente è stato molto utile fare un giro in azienda, come abbiamo fatto l'altra volta, abbiamo visitato il reparto di produzione, è stato utile vedere stamattina e oggi questi laboratori per toccare con mano quelli che sono poi i test che vengono realmente effettuati sui caschi, che poi noi mettiamo su tutti i giorni, ma proprio bene 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 non sappiamo, no? come sono stati progettati e tutto quello che c'è dietro e neanche gli effetti che possono eventualmente subire. Cioè qui invece da un punto di vista teorico e sperimentale abbiamo capito che ci sono determinate prove che possono farci stare tranquilli. Certo, come dicevi anche tu prima, Giorgio, non è che tutte le aziende hanno lo stesso modo di lavorare, lo stesso metodo, forse neanche la stessa serietà. Quindi per questa ragione, a prescindere che si chiami Nolan o in un altro modo, però è sempre bene verificare quelle che sono le caratteristiche dei caschi, non tanto le caratteristiche tecniche, però vedere anche un po' la storia che può avere un marchio nel momento in cui un motociclista entra in un negozio e deve scegliere. Sì, anche perché i caschi che trovano in un negozio saranno sicuramente tutti omologati, se no non possono essere venduti, però un marchio, la serietà, la presenza, l'assistenza sul territorio permette anche di dare delle garanzie molto importanti per i motociclisti. Senti, in percentuale, così perché qui c'è qualcuno che tifa giustamente il Made in Italy, ma in percentuale sul mercato quanta porcheria troviamo per capire quanto dobbiamo stare attenti nel momento in cui dobbiamo andare a comprare un casco? Penso che non sia solo un discorso a livello dei caschi in generale. No, però stiamo parlando di caschi. Per cui... qualcuno che è meno serio, cioè. È facile quindi incappare nell'errore di scegliere il prodotto non giusto? Può succedere, soprattutto magari su prodotti che hanno dei prezzi veramente molto, molto, molto accessibili. Ci puoi dire cosa ne pensi in generale del prodotto cinese? Beh, i cinesi... Guarda che non scappi, cioè si vede l'espressione che fai. I cinesi sono partiti tanti anni fa anche loro con dei prodotti veramente non qualificabili. Sono arrivati oggi ad avere anche loro prodotti particolarmente performanti, perché sono omologati, girano in tutto il mondo. È una battaglia quotidiana tra competitors per chi vincerà sul mercato. Quindi è un luogo comune il fatto di pensare che i prodotti cinesi sono di una qualità inferiore. E qualcuno che l'ha sperimentato sulla propria pelle c'è e deve fare anche raccontare. Ok, allora quindi ridimensioniamo questa stima nel confronto del mercato cinese, cioè ci sono quelli buoni ma ci sono anche... Come in tutte le cose. Anche in Italia? Anche in Italia. Ok, va bene, credo che ci hai risposto. Comunque credo che sia sempre doveroso dire, specialmente per chi è un neofita o chi si approccia al mondo delle moto, di rivolgersi sempre ad un esperto, qualcuno che sa, può essere Max con tutti i suoi consigli che dà, o comunque a una persona di fiducia che è motociclista, che si capisce che sia esperto e che ti possa consigliare sempre. I negozi, quindi i rivenditori, sono preparati secondo voi per dare dei consigli su come scegliere il casco? Sono preparati, ma si può fare molto di più. Per cui si possono fare incontri, si possono fare presentazioni, si possono fare dei momenti proprio di addestramento, chiamiamolo così, anche per voi. Ma tenete conto che nella nostra azienda ogni anno vengono in visita mediamente quasi tutti i nostri clienti.
Allora potremmo fare così, magari una delle prossime dirette la faremo proprio per cercare di così darvi qualche consiglio ed essere a disposizione. Sdraiate su un divano, quindi ognuno con la propria competenza, e proviamo a capire fino a dove possiamo essere utili agli amici motociclisti. E ricollegandosi anche a quello che diceva Giorgio, di andare nei negozi, capire se ne sanno, se non ne sanno, ricordiamo che presso molti dei nostri rivenditori in Italia ci saranno dei Noland Day, trovate il calendario sul nostro sito, sui nostri social, in cui potrete vedere, toccare con mano i nostri prodotti sotto consiglio degli esperti e capire esattamente che cos'è la Nolan, che cosa sono i nostri prodotti e farvi un'idea, insomma, ecco. Va bene, direi che per oggi siamo a posto così, quindi ognuno tornerà al proprio posto di lavoro. Noi ci vedremo con una prossima diretta, vi comunicheremo quando. La prossima puntata però è assolutamente da non perdere, è quella che piace tanto agli sportivi. Grazie di essere stati con noi, ciao a tutti e grazie a voi. Ciao.